Ritorna tra le mura Michela Palmese, sconfitta per 4-1 dalla capolista Sambiase, attesa alla riprova contro la Vigor Lamezia, seconda della classe. Punti in palio che pesano per la classifica dei neroverdi, che occupano il 12° posto, fase iniziale del girone di ritorno, giunta alla sua terza giornata. Ambizioni differenti invece per la Vigor Lamezia, che insegue il primato tuttora saldamente d'appannaggio dei cugini del Sambiase. Uno sguardo sulla formazione, l'11 iniziale scelto da mister Crucitti, che dal primo propone Zampaglione in porta, Iulis, Barbosa, La Vecchia, Pititto, Tapia, Militano, Gandini, Dezza, Reichenberg e Guerrisi. Terna arbitrale per intero Logri, guidata da Danilo Frascà, assistito da Mirko Cardia e Marco Panetta. Passiamo alle immagini della gara a cura di Mirko Giacopello. Dopo 13 di gioco è Silvagni che ruba palla a Pititto, serve Spanò che calcia trovando la respinta di Zampaglioni, sulla quale si avventa Bernardi che porta in vantaggio la compagine lametina. Dopo 13 di gioco cambia il parziale allo Presti di Palmi, al quarto d'ora punizione di Curcio che termina ad un soffio sul fondo, Vigor che azzanna la partita, cross di Silvagni per la testa di Catania che trova ancora una gran risposta da parte di Zampaglione. Sin qui in campo solo una formazione. Alla mezz'ora cross dalla destra sul secondo palo per Catania che fa da torre per Spanò, prova la rovesciata trovando ancora una gran risposta da parte dell'estremo difensore neroverde. Va così in archivio la prima frazione di gioco, Vigor Lamezia in vantaggio grazie alla marcatura ad opera di Spanò. Quando passiamo con le nostre immagini al fin della ripresa, inizia con un cambio dentro Basile in luogo di Gattini. Non cambierà però lo spartito dell'incontro. Dopo 2 minuti al rientro in campo e le formazioni, tiro di Rodriguez si trasforma in un assist per Bernardi, tenuto in gioco da Barbosa, entra a contatto con un difensore nero-verde, l'arbitro a bocca tra le proteste dei locali dal dischetto, e glaciale Curcio, raddoppio per la Vigor Lamezia. Prima dell'ora di gioco mister Crucitti getta nella mischia Catalano per Iulis, 2 minuti più tardi Gueia ruba palla alla Vecchia, prova un pallonetto dalla lunga distanza, percorre un brivido lungo la schiena di Zampaglione, Palmese che mette il naso fuori al minuto 63, Militano in azione personale prova il mancino che termina alto sulla trasversale, 67esimo Gueia dalla destra si accentra e calcia trovando ancora una volta la pronta respinta di Zampaglione, minuto 71, Militano tra i più attivi dei suoi ci prova dal binario mancino, respinto da un difensore con la mano, l'arbitro lascia proseguire, 2 minuti più tardi Guerrisi dalla destra si accentra e calcia mandando alto, Palmese che si desta solo in questo finale, palla messa dentro dalla Vecchia per Pititto, la gira di testa mandando in bocca a Columbro. Scorrono i titoli di coda su questo incontro, il minuto 77, rinvio lungo di Columbro che arriva Giovanni Foderato, di testa serve Gueia con il mancino sotto l'incrocio, 0-3 Vigor Lamezia che mette in cassaforte il risultato allo Presti di Palmi, quando al minuto 80 tocca a Villar, prende il posto di La Vecchia, 4 minuti più tardi Ouattara in luogo di Militano, Palmese però che si farà del male da sola, cross dalla sinistra per Foderaro che va a vuoto trovando però l'autorete da parte di Pititto e poker lametino allo Presti di Palmi. La Vigor risponde infatti alla vittoria dei cugini del Sambiase, Palmese che deve cominciare a guardarsi le spalle, caduta nelle parti basse della classifica. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.